Ciao a tutti e a tutti dal vostro Andrea Cartotto. Ci avviamo a piccoli passi verso l'edizione del premio Progetto Scuola Digitale Liguria 2024 che vede come filo conduttore i temi attualissimi della privacy e della cyber security. Ecco che in questo ciclo di pillole video proverò a darvi qualche spunto per ragionare su attività che potreste avere già svolto o su attività nuove da poter inserire nei termini per poter concorrere all'edizione del premio. Partiamo dalla netiquette. Sapete che è un tema che a me sta estremamente a cuore perché sono il papà del progetto nazionale di educazione civica digitale, il Galateo di Mister Internet, che vede come ultima netiquette arrivata nella famiglia quella che state vedendo, su cui campeggia chiaramente il logo di Scuola Digitale Liguria, il Galateo di Miss Internet, la prima netiquette d'Italia contro la violenza sulle donne e per una vera parità di genere che passi anche tramite le parole. La netiquette è un cardine della cyber security, perché se io non so scegliere e non conosco le parole convenzionali della rete, rischio di generare, quando va bene, malintesi, ma nei casi più gravi di accendere conflitti o di innescare poi reazioni che vadano anche oltre la rete. Scorriamo insieme la netiquette, che vi ricordo potete scaricare liberamente insieme alle altre netiquette della famiglia dal link che state leggendo qui in alto, bit.ly/galateointernet. Mi concentrerei sui punti 2 e 3 per strutturare un'attività o facendovi riflettere su quanto già svolto in classe. Non scrivere in maiuscolo se non serve, perché equivale ad un urlo nel linguaggio della rete, tant'è che il carattere maiuscolo è spesso utilizzato dai cosiddetti haters, gli odiatori. E poi il punto 3 è di nuovo focale, perché il tema delle immagini che affidate alla rete divengono della rete, li rimangono per sempre, è veramente un tema da proporre a tutte le età. Sei veramente sicura, sicuro di pubblicare consapevolmente una tua immagine? Può nascere anche un laboratorio in classe su una situazione, uno scenario proposto al monitor interattivo. Questo scenario lo immaginiamo come foto e poi ogni alunno deve immaginare o realizzare una flashcard in cui ci scrive in che contesto pubblicherebbe la foto, su quale piattaforma e rivolta secondo lui a chi. Ecco dunque che il Galateo di Mister Internet e in questo caso il Galateo di Miss Internet vogliono divenire uno spunto per ragionare su attività da candidare al premio, perché il docente innovatore o l'istituto innovatore potresti essere proprio tu, potreste essere proprio voi. Da Andrea Cartotto è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata.